Andiamo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per Frosinone Lecce con Antonello Brughini. All'intervallo Frosinone 0 Lecce 0, è stato un primo tempo tutt'altro che esaltante, ritmo basso e manovre spezzettate. L'occasione più nitida l'ha confezionata sicuramente il Frosinone con Tribuzzi, bravissimo nella circostanza Gabriel a dire di no. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo dal Frosinone. Alla fine Alessandro Nesta ha scelto questi 11: Bardi in porta, Brighenti, Curado e Simischi in difesa, Salvi, Tribuzzi, Maiello, Castanos e Vitale, l'unico ammonito di questa partita fin qui a centrocampo. Il tandem offensivo oggi è formato da Iemmello e Novakovic. Dall'altra parte, come detto, il Lecce di Eugenio Corini con Gabriel in porta, Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo in difesa, Maier, Taxidis e Bjorkengren a centrocampo, Henderson il trequartista, Pettinari e Coda sono i due attaccanti. L'arbitro della partita Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, per lui 35esimo gettone in Serie B. All'intervallo dunque Frosinone 0 Lecce 0. Studio. E la linea va a Frosinone, dove si gioca da 3 minuti Frosinone 0 Lecce 0. Il Frosinone che attacca in questo secondo tempo da destra verso sinistra e reduce dal pareggio esterno contro il Chievo. Ultimo successo casalingo invece per quanto riguarda la squadra allenata da Alessandro Nesta, addirittura un girone fa il 5 dicembre scorso appunto contro la formazione veronese del Chievo, ma al primo minuto del secondo tempo la squadra ciociara è andata vicinissima al vantaggio, ancora con Tribuzzi che era stato pericolosissimo nella prima frazione di gioco. Stavolta il centrocampista in maglia gialla numero 19 a botta sicura ha colpito, ma c'è stato il legno stavolta a dire di no al Frosinone. Dunque abbastanza sfortunata la formazione di casa, che è partita forte in questo secondo tempo. Adesso siamo al quinto minuto, Frosinone 0 Lecce 0, andiamo a Vicenza. Una rimessa con le mani stavolta in favore del Scusa Bologna. Scusa, ma c'è il vantaggio del Lecce all'ottavo minuto con Coda, dunque cambia il parziale del Benito Stirpe. Frosinone 0 Lecce 1, ha segnato come al solito Coda, per lui 19esimo gol in campionato. A te la linea. Grazie Brughini. E la linea va a Frosinone. È cambiato invece il parziale del Benito Stirpe, adesso la squadra ospite, la squadra salentina, è in vantaggio sul Frosinone per 1-0 nel segno del capocannoniere del campionato di Serie B. Segna praticamente sempre lui, segna sempre Massimo Coda, stavolta all'ottavo minuto del secondo tempo. Scusa Brughini, interrompo da Vicenza, vantaggio del Vicenza. D'accordo Giordo, dicevamo dunque del gol, il 19esimo in questo campionato di Massimo Coda, che ha ricevuto palla all'altezza del disco del rigore, un primo tiro respinto da un giocatore in maglia gialla del Frosinone, un secondo tiro stavolta che è andato a segno, è andato alle spalle di Francesco Bardi, nulla da fare per l'estremo difensore del Frosinone. Dunque il giocatore classe 1988 ancora a segno nel periodo migliore della formazione ciociara, che era andata vicinissima al gol, lo ricordiamo ancora con Tribuzzi che a botta sicura aveva colpito il palo. Adesso siamo all'undicesimo minuto, Frosinone 0 Lecce 1, andiamo a Vicenza. L'Empoli è sempre in vantaggio. Scusa Meini, ma c'è un calcio di rigore per il Lecce, siamo al 22esimo minuto, la squadra salentina è già in vantaggio sul Frosinone per 1-0 e c'è già pronto Massimo Coda sul dischetto, dunque Coda contro Bardi, due giocatori espertissimi. Come detto, il Lecce è in vantaggio per 1-0, il fallo è stato commesso da Vitale ai danni di Pettinari, è tutto pronto, calcerà sicuramente con il destro il principe dei bomber in Serie B, Massimo Coda. Il fischio del direttore di gara, la conclusione e la parata di Bardi, dunque non cambia il punteggio al Benito Stirpe, siamo al 23esimo minuto, Frosinone 0 Lecce 1, ma Coda ha sbagliato un calcio di rigore. Dunque il Lecce ha gettato al vento una gigantesca opportunità, perché stavolta Massimo Coda, 19 gol in questo campionato, si è fatto parare da Francesco Bardi il calcio di rigore, per la verità una conclusione non troppo potente e nemmeno troppo angolata. Bardi ha intuito, si è disteso sulla sua destra e ha respinto il pallone. C'è il raddoppio della formazione salentina, dunque siamo al 24esimo minuto, dovrebbe essere stato lo stesso Coda il marcatore del gol, azione che è partita dalla sinistra e la conclusione ancora di Coda, dunque cambia il parziale. Dicevamo comunque dei cambi per quanto riguarda soprattutto la formazione di casa, in grandissima difficoltà, erano entrati come detto
detto Ciano e soprattutto Carraro, ma praticamente ha battuto la punizione alla sorpresa il Lecce, e con il sinistro proprio dall'interno dell'area di rigore con un bel diagonale ancora a coda ha trafitto Bardi nell'angolo più lontano. Questo è stato veramente un gran gol. La situazione, facciamo un po' di ordine, siamo al 25esimo minuto, Frosinone 0 Lecce 2, decide la doppietta delle capocannoniere Massimo Coda, che a questo punto raggiunge quota 20 nella speciale classifica dei marcatori. E la linea va a Frosinone. La mezz'ora superata da due minuti, comanda sempre la squadra ospite, Frosinone 0, Lecce 2. Pochissimi sussulti nel primo tempo, due reti e un rigore sbagliato, dunque un rigore parato per la verità in questo secondo tempo. Il mattatore è senza dubbio Massimo Coda, 32 anni, ex attaccante di Benevento e Salernitana. La linea va a Frosinone. 39esimo minuto anche al Benito Stirpe, Frosinone 0, Lecce 2. Si fa dura a questo punto per la squadra di casa, che adesso batte un calcio d'angolo con Vitale, pallone ad uscire, la traiettoria è preda della difesa della Lecce, che può ripartire in contropiede, 2 contro 1. Attenzione ancora al Lecce con Rodriguez, che mette dentro il pallone del 3-0 per la formazione salentina. Dunque azione rapidissima in velocità, ha fatto tutto molto bene il giovanissimo Rodriguez, entrato in campo da non più di 5-6 minuti, ha guardato il portiere Francesco Bardi, poi ha piazzato il pallone praticamente sotto l'incrocio dei pali. Virtualmente chiusa dunque la partita del Benito Stirpe, perché adesso al 40esimo minuto il Lecce è in vantaggio addirittura per 3-0. Qualche istante fa invece alla terza rete era andato vicinissimo, sempre per quanto riguarda la squadra allenata da Corini, Nikolov, ma nella circostanza era stato molto bravo Francesco Bardi. Dall'altra parte invece del campo, per quanto riguarda sempre il settore d'attacco, male, malissimo anche oggi Pietro Iemmello, l'ex attaccante del Perugia, che praticamente ha toccato sì e no 4-5 palloni. 40esimo, Frosinone 0, Lecce 3. Frosinone. Dove siamo nel primo minuto di recupero, ma la partita come detto è virtualmente chiusa, perché il Lecce è in vantaggio qui al Benito Stirpe per 3-0, le reti tutte nella ripresa, la doppietta di Massimo Coda all'ottavo e al 24esimo, poi il terzo gol molto bello con un pallonetto di Rodriguez al 40esimo sempre della ripresa. Insomma una vittoria strameritata per la squadra pugliese allenata da Eugenio Corini, che così conquista la quarta vittoria consecutiva, e adesso attualmente momentaneamente il Lecce scavalca appunto il Monza e si piazza al secondo posto in classifica dietro la capolista Empoli, aspettando naturalmente la gara del Monza. 47esimo minuto, Frosinone 0 Lecce 3. Con De Luca, scusami, ma c'è il finale del Benito Stirpe, roboante vittoria dei salentini, dunque Lecce batte Frosinone 3-0. A te la linea. Grazie.